Ok, signore, dopo aver finito la maniera veramente incazzata lo scorso episodio per essere morto 150.000 volte di arrivare al tegaggio d'emergenza, sempre alla fine, sempre mai riuscire ad riuscendo ad arrivare alla fine, ho deciso che caricherò la clip della prova tempo di quel livello. Magari nella volta definitiva in cui prendo le platino, non lo so. Sto di fatto che comunque adesso quel livello là non lo voglio più provare a fare. Oggi ho intenzione di completare il gioco per l'appunto, ma se per l'appunto non riesco a finire dopo 100 tentativi un livello, non sto lì a perdere troppo tempo. Penso piuttosto a registrare la clip come ho già fatto con i livelli normali e con i livelli invertiti, perché non voglio che i gameplay risultino noioso. Quindi questi, siccome sono gli ultimi episodi dei gameplay, tra l'altro siamo al secondo episodio di oggi, io avrei intenzione di registrare 3, ma magari se siamo bravi, ho parlato adesso, magari se siamo bravi finiamo in questo episodio, ma lo ritengo impossibile perché ci restano ancora 7 livelli, top, perché siamo a 30 con l'Elico e Zaffiro, perché in clandestino, in Egore di Corsia hanno preso l'Elico ad oro, quindi siamo a 30 livelli per appunto la Zaffiro, la poi di 6 per la Elico, in pratica se usi il tornado della gira volta tripla, quindi ci mancherebbe 8 livelli, ma facciamo meno 1 perché per appunto atterraggio d'emergenza registrerò la clip in cui prendo l'Elico ad oro, oppure direttamente quando prenderò la platino, non lo so, deciderò, probabilmente ve la ritroverete nelle clip in cui prendo la platino, ma quindi uscirà fra chissà quanti mesi, ma va bene. E sappiate che però ci mancano qua 7.000 livelli, dubito che in mezz'ora riusciamo a fare tutti, anche perché sono gli ultimi due mondi e naturalmente quelli sono i più difficili di tutti. È il momento, la skin futuro passato. Vai che figo cresce con sta skin, sarebbe uscito da un anime stile Future o stile misto, sarebbe uscito da Yu-Gi-Oh! Avete presente quei personaggi che Yu-Gi-Oh! Sì, a volte si trovano ad affrontare quelli che sarebbero tipo sono i presentatori o cose del genere, quei personaggi stravaganti che hanno tutti i capelli così. Ok, che negli anime tutti hanno dei capelli così. Ma era per dire, sembra uno di quei nemici di Yu-Gi-Oh! Che i protagonisti si ritrovano ad affrontare. E sono tutti stravaganti, che sembrano usciti dal carnevale, ecco. Bidone, non ho tempo per venire sbuttato nella spazzatura, grazie. Piuttosto dovresti venire tu rottamato, visto che butti le persone nei bidoni. Vai che voglio vincere la elica la prima. Vai che il livello del primo mondo deve essere sempre facile, di cronaca, in teoria. E il voler vincere la prima è andato a farsi benedire. Spero di non morire troppe volte in questi ultimi livelli perché, oddio mio, è venuto per in mente che il prossimo livello era di punta, cazzo, era di punta, ce lo odio come livello, ce lo odio, soprattutto l'ultimo pezzo con tutto il traffico. Prenderò l'elico e i zaffiroli, già ve lo dico. Per colpa del traffico, alla fine, ma non per tante cose, per colpa del traffico alla fine, solo per quello prenderò lo zaffiro. Perché devo stare lì ad aspettare che le macchine siano giuste per passare, sarà un bordello. Già è lungo di su quel livello, figurati che è tempo. Ok, mi ero dimenticata che qui arrivano le funi. Però la musica di Spuntino Veloce è fantastica. Altro che i capelli punk di Tana comunque, cresce. Minchia che schifo. Ah! Ah, volevo la cassa, mi spiace. Ok, vai. Invincibilità, grazie. Però le casse non si fanno comunque fuori con. Le casse di ferro non si fanno comunque fuori con l'invincibilità. C'è quel palo lì da cantiere, tipo che quindi serve giustamente a presentare i lavori in corso, che mi fa dire: me adesso vado a sbattere la testa
E in realtà non è assolutamente così. Vabbè, lì c'è una cassa sola, ma chi se ne frega. Tutte le volte sembra che debba fare la cacca quando l'ha letto in tempo, quando devo saltare dalla parte all'altra. Almeno poi di l'orologio cresce. Com'è possibile che il fantasmino è più lento di me? E io che sto pensando di prendere, di inseguire la macchina che è più avanti. A sto punto non punto più allora, ma punto alla zaffiro, visto che gli ultimi livelli sono i più difficili. Posto, vai. Ok, proviamo pezzo con bene che corro subito perché penso, ecco, che mi seguo andare subito. In realtà mi seguo dal secondo pezzo, che ok che non è così tanto lungo il primo pezzo. Comunque mi spaventano sti robottini. Vai. Preso il giustissimo, l'ho preso. Comunque mi piace tanto l'effetto che fa Aku quando per appunto ce l'ha addosso, sulle casse che su cui poggi coi piedi, intendo. Non mi piace dato sto effetto. Perché tu appunto fai per saltare sulle casse, ma siccome c'hai Aku, non esplodo subito, stavo mi trigger. Non mi piace per niente, ecco perché ho l'invincibilità di Aku quando ne prova a tempo. Ma io non ci posso credere. Oh, ultimo tentativo poi basta. È possibile che mi debba ridurre? Ultimo tentativo. Cioè, ultima volta poi faccio senza la gira volta per un po'. Minchia, ste cose contro il tempo. Io odio il proprio tempo comunque, ragazzi. Io veramente le odio. Poi dato che fossero necessarie per il completamento 106% del gioco, ma visto che sono necessarie, a questo punto ci registriamo anche il video sopra in cui per appunto cerchiamo di raccogliere le reliquie dorate, o zaffiro se proprio non riusciamo a prendere dorate, non riesco a prendere dorate, anzi vi correggo. Ma cazzo, se non fossero state necessarie le avrei bypassate direttamente così come avevo fatto nel gameplay della serie Trilogy in cui solo nel 3 avevamo preso le reliquie perché ok che anche negli altri giochi prima avevo aggiunto le prove del tempo con la serie Trilogy ma io non le avevo assolutamente cagate perché per il completamento della storia non erano necessarie. Se non fossero state
necessarie, non le avrei assolutamente considerate per concorsare con gli avvertiti, ma siccome sono necessarie, queste maledette provatempo, mi tocca registrarle. Ma questo effetto veramente fa schifo, veramente fa veramente schifo. Non mi ricordo se l'effetto era così anche negli altri giochi, comunque mi fa vomitare. Con tutto il rispetto per Aku, ma questo effetto che fa che il signor Aku ha le casse, veramente mi fa schifo. Con tutto il rispetto, quel signor Aku le voglio bene, ma... Cavoli, meno antipatica la sua invincibilità quando salti sulle casse. Mio Dio. Oh, dai. 1:44. La devo smettere di vedere, di guardare il tempo che appare sotto per prendere la platina. La devo smettere perché ogni volta un battito in meno, un battito di cuore mi abbandona ogni volta che vedo quei tempi. La devo smettere di guardare in basso. Non guarderò più in basso, basso. È il momento di ora di punta. Qui si sbloccava la skin futuro passato per Croco, ma non è bella tanto quella di quanto quella di Crash, quindi chi se ne frega se non la vediamo. Al massimo se per quando riuscirò a prendere la reliquia di Platin in sputtino veloce lo farò con Croco, con la skin futuro passato. Ecco, così potete vederle tutte. Dai, adesso è il momento di ora di punta questa agonia di livello, perché oltre ad essere lunga anche agonizzare, veramente fa venire il latte alle ginocchia, vai. Dobbiamo lanciare il prima possibile, così mi sento più di più leggera. Passo da una scaglia ad una piuma, leggera, leggera come una piuma. Però Vediamo se che questi geni dico, dai, è sanno figo. almeno affumicare una bistecca. Sicuramente riesco a affumicare me, anzi bruciarmi. Ecco, sto servendo per questo attualmente. Mica, sono riuscito a non aspirare la netto per sbaglio, ce l'ho fatta. Niente, a fare questo non ce l'ho fatta. No! Ah, ma ti costava tanto andare a sbattere? Sì, ragazzi, costava, ci teneva al... non mi viene il termine, alla carrozzeria. Ecco. Ho perso Aku, devo evitare di fare la scema un'altra volta. Vai, del diavolo, eh. E fortunatamente non sono morta, però. Vai, del diavolo, il diavolo spunta, ma io non sono morta, sono ancora viva. Ma vaffanculo. Io devo sta zitta.
Ma perché io ti puto e tu non prendi la TNT, cazzo? Che cos'è il tuo spiafoglie di Godile? Ah, go, ci sono casse che distano come in... Strada bloccata, eh? Io mi dimentico i nomi dei personaggi, comunque. Oh, cos'è che questo qui mi segue? Oh, qual è sta storia? Cos'è sta storia che io sono a livello del zaffiro? Non esiste! Io devo essere almeno oro. Incredibile, la seconda volta che non prendo il nitro. Mi fermo prima. Sì, sì, suonatemi. No, che cretina! Però stavamo arrivando alla fine del segmento con Digodile. A soli di Digodile, eh? Mi ammazzo perché qui l'ho fatto come volevo fare. È così che ti voglio. Vai! Ecco, ho sbagliato un pochino. Tanto mi scoccia però che l'ascensore, il tempo dell'ascensore lo controllo nel tempo. È un momento in cui non mi posso muovere, cosa pretendete? Contamente non scialanza, non aspetto neanche che si. Vedi, capito. Siamo di qua, ecco. Ecco, questo è un distrattore. La palese! Bella! Ah, con gli altri personaggi non si può ottenere l'invincibilità, si può massimo... Ecco. Sono fottuta adesso. No, non posso più prendere, non posso più cagare le casse a tempo perché se mi tocca una sola volta. Se mi tocca una sola volta, quindi via. Ok, 1:40. Metto la musica del remix figo di Taula. Ma perché no? Non volevo prendere... Scusa, amico! Ma perché deve farmi sempre sto scherzo? Sto vampiro buggato!
Perché dopo qualcuno si chiede perché non riesci a prendere la platino. Platinatore intendo, eh. Io non sono una platinatrice, ma dovrò prendere il platino per il filmato finale che io lo voglio assolutamente sbloccare, cioè cazzo. Ok, vai, se veniamo uno adesso. Ne mette che salti, eccola! Attenzione! Ok, eccoci. L'importante è che io stia zitta. No, io non lo rifaccio. No, io dopo questo non lo rifaccio. Io veramente dopo questa non lo voglio rifare. Niente, non lo voglio rifare, basta, non lo rifaccio. Fanculo. Ragazzi, ve lo prometto, io spero di riuscire a prendere tutte le reliquie dell'ultimo mondo. Mamma mia che odio, mamma mia che odio, che odio, che odio che devo avere. Ma perché devo sempre finire scazzate nel fare le serie su Crash? Le finisco sempre scazzate, ma perché? Ma perché, cazzo? Questo è un gioco bello, io devo sempre finire scazzata. Adesso io spero di riuscire a perdere tutte le ultime reliquie. Io devo farcela. Questo è il penultimo livello con Cortex prima di Crash, giusto? Quindi sì, ok, vai, vai. Ce la possiamo fare, ragazzi. Non ho visto il tempo per prendere almeno la Zaffiro. Adesso puntiamo alla Zaffiro perché... 3-1, ok. 3-1 perché praticamente si usa sempre Cortex in questo livello, quindi... Penso che per riuscire a prendere la platino che bisogna usare sempre scatti, 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 scatti su scatti. Ecco, così tipo... Ma perché cazzo io non so girata giusta? Mancato pure la pistola di Cortex, ma perché tutto il mondo ce l'ha con me? Tutto il mondo sembra avercela con me quando mi dico adesso completo il gioco. No, 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 io oggi almeno l'ultima reliquia la prendo. Che è quella dell'ultimo livello, l'ultimo livello dominato con Cortex. Io almeno quella devo prendere. Cioè io voglio vedere almeno una volta tutte le prove a tempo del gioco. Cazzo, fatemele fare però. Non me le voglio far fare. Non me le voglio far fare. Sono io che non le voglio fare. Probabilmente sono io che non le voglio fare. Io non devo prolungarmi troppo questi giochi che fanno incazzare come la morte quando punti a platinaggio. Io proprio non devo. Io non devo. Io sono una che... Porca puttana! Io sono una che gioca per divertirsi, non sono una che gioca a platinare, perché cazzo mi sono messo in testa l'idea di fare anche prova a tempo di merda, che i livelli sono 10 volte più godibili senza. Ma perché? Ma quanto ti costa salire ancora di più, cazzo? Aggrappati, ma perché non ci sono i comandi per aggrapparsi in sto gioco? Magari ci fossero i comandi per aggrapparsi in sto gioco come faceva Spyro in The Legend of Spyro. Porca puttana! In The Legend of Spyro si aggrappava quando tipo arrivava il pelo
al pezzo da, alla piattaforma tra virgolette da aggiungere, non c'erano piattaforme, c'erano comunque terreni, ma diciamo se aggrappava meno con le zampe, qui no cazzo, ti puoi aggrappare con una mano, Codex, cioè, guarda che ce n'è ancora una disponibile, l'altra una, solo una tiene la pistola. Ok, che l'altro ti serve per sbattere le ali, tra virgolette, che non hai, ma quando arrivi a un punto in cui non arrivi, arrivi a un punto in cui non arrivi, che poetessa. Ok, ho perso tutto, ho perso tutto, ho perso tutto. Cioè, mi ha superato il fantasma dello zaffiro. Ma santi Dio! Che mondo di... Che livelli di merda! Ma che livelli... Che prova a tempo di merda! Ma perché avete inventato le prove a tempo? Fanno schifo! A nessuno piacciono le prove a tempo! Cazzo, non devo smettere di sbattere il joystick, è pure nuovo, devo smettere. Cioè, non vorrei dire, già fa suoni sto joystick, eh. Per le troppe volte che l'ho sbattuto c'ha pochi mesi di vita. E con mesi di vita si intende da quando è stata aperta la confezione, porca puttana, della PlayStation. Ho mancato la cassa tempo. Porca puttana, io qui veramente rischio la bestemmia. Qui rischio veramente la bestemmia. Ma queste sono tipo le biciclette? No, aspetta. Ah, che perdite di tempo, sti cosi. Cioè, questa è una scorciatoia, questa qui che ho fatto.
Vai che sono arrivato subito. Queste macchine alla fine potrebbero farmi fuori, ma passavo sempre prima. Quindi... Oh mio Dio. Silenzio adesso. Bug più figo della storia, signori. 2.22, come faccio a fare 2.22? Per l'oro, come faccio? Spiegatemi, ora mi sembra infattibile l'oro. Ma per... Ragazzi! È il momento dell'ultimo mondo. Riuscirò a finire col cuore, ma riuscirò a mettermi il cuore in pace. Una... Riuscirò a finire l'ultimo episodio del gameplay col cuore in pace. Ma chi lo sa, voi lo scoprite domani, io lo scoprirò adesso perché sto per registrarlo.